abbiamo un ospite d'eccezione con una moto d'eccezione. Questa infatti è la nuova MV Agusta appena presentata, la brutale 1000RR 2021. Puoi toglierti il casco, così sveliamo l'ospite a sorpresa. Ecco, un po' caldato. Eccoci qua. Allora, come avete visto, siamo in compagnia di Filippo Bassoli, Marketing Director di MV Agusta, che qui al MIMO 2021 si presta al nostro format di domande Fast and Curious, che ci permette di capire chi c'è dietro ai brand e anche cosa vedrete qui al MIMO. Ah, Filippo, innanzitutto grazie. Grazie a voi, mi spaventa questo Fast and Curious. Fast and Curious, perché saremo velocissimi, okay, ma con domande un po' curiose, mettiamola così. Va bene, va bene. Partiamo subito. Motore, ibrido o elettrico? Ibrido. Mare o montagna? Campagna. Comincio a fregare. SUV o station? Bella domanda. SUV. Palestra o divano? Palestra. Mono, bicilindrico, tre cilindri o quattro? Quattro, ma noi siamo tre. Possiamo vantarlo. Vinili o MP3? Il vinile è affascinante, MP3 è comodo. Moto o scooter? Passa, dai, che cazzo di domanda è? Libri o ebook? Entrambi, devo dire ebook per i viaggi, perché riesce a portartene via di più, il libro per il piacere, ma risposta scontata, il piacere della carta. Acquisto o noleggio? Acquisto. Android o iOS? Assolutamente iOS. Mezzi pubblici o monopattino? A breve monopattino. Altra cosa che vi butto lì. Instagram o TikTok? Instagram. Ho una certa età. Mi ci vedi fare i ballettini? No, no. Instagram. Coupé o Spider? Allora, qui ti dirò coupé, perché le linee del coupé spesso la Spider le interrompe. Assolutamente. Ok. TV o Netflix? Netflix. Plugin, full hybrid o mild hybrid? Mamma mia. Plugin. Plugin. Oh, il plugin per ora vince. Allora, adesso faccio partire il cronometro. Hai 2 minuti di tempo. Dove devo correre? Hai blocchi di partenza fino al Duomo senza fermarti mai. Hai 2 minuti di tempo per dire cosa potranno vedere qui al MIMO gli appassionati. 3, 2, 1, via! Beh, intanto l'evento finalmente torniamo a incontrarci con voi, incontrare la gente, mostrare i nostri prodotti. In un bellissimo evento siamo stati prima alla presentazione con il sindaco, con gli organizzatori, c'è stato coraggio, siamo stati premiati in una giornata stupenda, il weekend promette bene. E noi di MV abbiamo subito aderito volentieri a questa iniziativa con le principali case automobilistiche e altri brand delle due ruote per mostrare un po' le ultime nostre novità. Che in particolare cosa vedranno gli avventori del MIMO qua a Milano? Da oggi, da domani, solo le due moto che vi descriverò adesso. Oggi voi siete fortunati perché siete i primi a riprendere la nuova brutale 1000RR che abbiamo presentato con il lancio stampa proprio ieri pomeriggio. Sono in giro con una targa prova, ci tenevo a venire con questa, a farle fare il primo giretto. Un mostro affascinante. Questa è possibile vederla in questi giorni sui nostri social, sulle vostre testate. È per noi un po' un pezzo da esibire. Anche il video e la presentazione che le abbiamo dedicato e che stiamo dedicando a tagli differenti per ogni nostro prodotto la vede su un palco, all'interno di un palcoscenico di un teatro stupendo italiano. E per noi è la regina, ne abbiamo tante di regine, c'è un po' di competizione per quella carica, però la brutale 1000 di fatto rimane un'icona talmente forte con la sua, col suo carattere, talmente forte con la sua energia, perché vi assicuro che è da domare. Con 208 cavalli, una moto nuda, per cui ci conoscono in tutto il mondo, e che permette di andare oltre 300 all'ora dove possibile. E come sono bravo quando faccio il politically correct. Politically correct.
La moto che è stata migliorata, oltre a essere Euro 5, quindi essere tutti i nostri motori sono stati aggiornati ovviamente a Euro 5 e con questi aggiornamenti siamo riusciti anche a migliorarne alcune parti di erogazione, cioè la parte di scarico che è stata modificata. Di fatto l'estetica c'era poco da cambiare. Era già perfetta così. E questo mi fa piacere che sia tu a dirlo, io sarei un po' di parte ma lo penso. Carbonio da tutte le parti, sistema di ABS migliorato nel cornering, che è una delle funzionalità importanti che l'Euro 5 si porta in dote, e tutto vabbè, il sistema dell'app adesso è la nostra MV app, che è veramente all'avanguardia perché ti permette di settare la moto con il proprio portatile, ma settarla vuol dire regolare i click delle sospensioni anteriore e posteriore col telefono, gestirne il traction control, il sistema di ABS, ma hai, oltre che di viaggio e quindi di pianificazione, è molto all'avanguardia, non soltanto dal punto di vista del design, che ci vede da sempre fra i più, se non i più importanti rappresentanti nelle due ruote, ma dal punto di vista tecnologico, che è uno degli aspetti che teniamo tanto a sottolineare, perché anche per il futuro ne vedrete nelle prossime settimane addirittura. Stiamo facendo un lancio al mese per un'azienda delle nostre dimensioni, vi assicuro che è impegnativo, ma siamo entusiasti dei risultati che stiamo ottenendo, sia di apprezzamento ma anche risultati dell'azienda. Bene, ti fermo, la race direction ci ha dato 2 minuti di penalità, siamo arrivati a 4 minuti. Cazzo, sono sempre troppo logorroico. Quindi non riesco neanche a parlarvi della Super Veloce S, della Brutale 800, di tutte le mille altre moto che c'è in gamma. No, però la S, venite a vederla, la Brutale S, venite a vederla. Va bene, ti ringraziamo Filippo, grazie, è stato simpaticissimo e super disponibile. Buon lavoro. Venite, mi raccomando. Super Veloce S.